Retroplay, questa volta parliamo di un gioco epico, Mission AD, è un gioco veramente epico della Odin Computer Ltd. È un gioco veramente bellissimo, ispirato a Blade Runner, il film di Ridley Scott. Eccolo qui, vediamo la cassettina, il manualino. Apriamo un po' questo manualino, vediamo cosa c'è dentro. Ecco, c'è le istruzioni in varie lingue, niente di che. Adesso passiamo al gioco che è veramente fantastico, ha delle musiche bellissime, infatti ve le farò sentire. Andiamo al gameplay. Ed eccoci qui su Mission AD, come vedete questa è la schermata di caricamento con il mitra, con il mitico polso di questo agente del futuro che come vedete c'ha il trench, quindi già John Deckard, già Blade Runner, già siamo in quell'area lì. Adesso andremo al gioco. Ed ecco qui il mitico Mission AD. Vi sentite la musica che bella. Allora, andiamo con il joystick, quindi premiamo 3. Fire to start, vediamo se parte. Non parte manco per il cacchio. Riproviamo, riproviamo, cambiamo porta joystick. Porta 1, ecco, in porta 1 parte. Allora, missione 1, musica. La musica in game è bellissima. Dobbiamo uccidere 5 replicanti in 16 minuti. Andiamo. Qua è un casino, non mi ricordo i tasti, non mi ricordo come si fa. Ascensore. Dove sta il replicante? Qua non c'è. Altro livello, siamo saliti piano. Qua è chiuso, è chiuso. No, è chiuso pure qua. Proviamo ad andare su. Niente, qua non si va. Niente, giù di così non si va. Dove cacchio sta sto replicante? Ah, sotto c'è la mappetta, me l'ero dimenticato. Allora, il replicante ci dice che stanno in un'altra area della città che sta su. Quindi dobbiamo. Qua non si va, può subire così. Qua dovrebbe esserci un altro ascensore, ecco, andiamo su. No, missione fallita. Siamo in un altro, siamo negli uffici, complesso di uffici. Destinazione uffici, libreria, Pipeworks Night Club, Dockland. Dockland, allora nel porto. Cosa non è il porto? Ah, è un pub, allora. E ci dovrebbe essere qui un replicante da queste parti. Non lo trovo. Non lo vedo. Non c'è. Cambiamo area, che è meglio, ah. Ma mo' finalmente mi sto ricordando come si gioca a sto benedetto gioco. Andiamo. Parco delle statue, eccolo. Sì, ma si replicati ogni volta si spostano, ma ci dovrebbe essere uno qua sotto. No, distrutto, missione fallita. Allora, riproviamo ancora. Qua ce n'è uno a destra, ci dice. Destra in basso, questo è il porto. Dobbiamo scendere. Oh, è stufato, eh. Iniziamo a far fuori un po' di gente perché mi stanno a bersagliare da 3 ore. Non so dove prendere proiettili. Ah, dovrebbe stare qui da queste parti, qua a destra. Eccolo, eccolo! Ne abbiamo seccato uno, perfetto. Adesso dobbiamo muoverci in un'altra parte della città per uccidere gli altri. Cambiamo area.
Pipeworks, i tubi. Non vedo tubi, qua va in libreria, pare. Vediamo un po'. No, si è spostato di nuovo. Mentre che arriviamo qui ha cambiato area. Guarda che infame sto. Che infame. Dai, dai, cambiamo, cambiamo area. Cattedrale, andiamo in cattedrale. Allora sta qui. No, dovrebbe stare giù, giù. Non riusciamo a trovare una porta per scendere. Eccola qua. Eccola la porta, dai, scendi cacchio. Dovrebbe stare qua da queste parti, a sinistra. Eccolo, eccolo, sta sotto. Andiamo, andiamo, prima che scappa. Corri, corri, scappa, scappa. E andiamo, abbiamo ucciso. Ce n'è un altro, a sinistra. Dov'è? Non c'è, no, era lui, abbiamo... L'abbiamo ucciso, ok. Perfetto, cambiamo area. Dockland, nightclub. Vediamo un po' il nightclub com'è, sono curioso. Sono tutte luci. Sono dei cuori nei monitor. No, qua è chiuso, vabbè, cambiamo, niente nightclub, andiamo. No, ce n'era un pipeworks. C'è uno dei pipeworks. A destra. No, non ci arriviamo. Office, Studio Park. Ma poi c'è il pipework, ci dovrebbe stare. Dobbiamo andare su. Dai, dai. No, niente, è chiuso qua. Dove cacchio andiamo? Sparco delle strade, dobbiamo andare in basso. Niente, distrutto. Vita per... Game over, ragazzi. E questo era il bellissimo Mission AD della Odin. Allora, io già vi ho detto che questo gioco è ispirato a Blade Runner. Esisteva un altro gioco di Blade Runner, gioco ufficiale, pubblicato dalla CLR e pubblicato anche in Italia in una rivista dalla Jackson Editoriale in edicola, allegato, perché c'era il software non pirata, c'era anche il simbolo del pirata col divieto sopra. Ecco, ebbene, la versione CLR di Blade Runner purtroppo era un gioco molto difficile, anche molto un po' scarso, un po' scadente. Invece questo qui è molto più bello, questo gioco Mission AD, come avete sentito anche c'ha delle musiche straordinarie. Va bene, questo è tutto, ci vediamo al prossimo episodio di Retroplay, ciao ragazzi!